Bentornati amici YouTube, oggi ho questo ventilatore che ho recuperato vicino a un cassonetto. Vedete, sembra funzionare ma non soffia. Da questa parte gira, ruota e dovrebbe soffiare. Da quest'altra parte dovrebbe solo fare il ventilatore, si sente il motore che sforza ma che non gira. Provo a vedere se riesco a ripararlo. Intanto lo apriamo per vedere come è fatto. L'ho smontato ed è un motore con caricato direttamente questa grossa ventola. E una cosa che ho notato è che questo cavo è un po' vicino alla ventola, quindi potrebbe essere una causa del malfunzionamento. Proviamo ad accenderlo stando attenti perché è in tensione. Vedete, non ruota, ma il motore sforza. Proviamo ad aumentarlo, a dargli una mano. Vedete, si è messo a ruotare. Mettiamo velocità 2. Funziona bene. Velocità 3 ancora di più, quindi è semplicemente un problema di attrito. Ora pulirò bene i cuscinetti, gli do un goccio d'olio, non so neanche se è un cuscinetto o una boccola. Comunque, migliorando la lubrificazione, quindi la mancanza di attrito, e poi metterò questo cavo dietro questa paratia dove probabilmente stava inizialmente. Quindi bisogna solo di una pulita, una lubrificata e metto il cavo al suo posto. Ora che l'ho lubrificato, guardate la velocità 1, parte e gira velocissimo, come prima velocità 3. Quindi aveva decisamente bisogno di questa lubrificazione. Ora funziona benissimo. Quindi do una pulita ed ora chiudo. Un particolare interessante, vedete questa clip di metallo che è stata fissata su una aletta del ventilatore. Questa con ogni probabilità è stata messa in fabbrica per bilanciare il ventilatore che ruotando altrimenti vibrerebbe. Quindi è come se fosse un piombino di bilanciamento per bilanciare la rotazione. Ed eccolo rimontato dopo averlo pulito internamente. Funziona benissimo e l'ho salvato dalla discarica, o meglio, dall'essere smaltito impropriamente perché era vicino a un cassonetto dei rifiuti indifferenziati all'interno del cortile. Se vi è piaciuto il video, un bel pollice in su, iscrivetevi, ciao, al prossimo video.